Ciao ragazzi, allora questo è un video che volevo fare da un po' di tempo, però ho voluto aspettare di provare ancora un po' di volte un prodotto in particolare e fare così un quadro completo. Dal titolo già ci sarà letto, volevo parlare dei Toccot Effetto Gel. Allora, io adesso vi parlerò di quattro Toccot Effetto Gel. Due, no, diciamo che tre li amo per motivi diversi o comunque insomma sono quasi sullo stesso piano. Uno proprio non me lo sono fatta, cioè proprio non mi piace per niente, ma proprio per niente. Tra l'altro ci sono rimasta anche un po' male perché è un prodotto che ho cercato e mi ha deluso tantissimo. Qualcuno già saprà perché l'avevo anche accennato su Facebook, però adesso ve ne parlo nel dettaglio. Lo lascio alla fine quasi quasi. Allora, comincio dal più famoso. Allora, in assoluto. Allora, gli altri che poi, di cui vi parlerò sono comunque quasi ugualmente validi, però diciamo che a livello di velocità di asciugatura questo è sicuramente uno dei, per me uno dei migliori, del Sage Fit. Voi vedete la boccetta quasi piena, in realtà io lo uso da 2 anni, avevo comprato a Cosmoprof di 2 anni fa il boccione enorme, quello da 115 ml più la boccetta e poi man mano ho ricaricato la boccetta. Che cosa dire? Allora, questo qui, allora, il prezzo si aggira intorno ai, vabbè, in fiera 5,50 euro, però nei rivenditori Clarissa Nails, dovete guardare nel loro sito se ce ne sono nella vostra zona, solitamente, se non sbaglio, viene venduto a 9 euro, qualcosa del genere. Secondo me li vale 9 euro, però diciamo che, cioè, andandovi conviene ordinarvelo online, secondo me, tanto per cominciare. Tra l'altro online vendono anche il boccione, bisogna cercare un pochino, però si può trovare. Quindi i pregi sicuramente sono in assoluto la velocità di asciugatura, che per me è la caratteristica più importante di un top coat, perché non so stare ferma, ma penso come la maggior parte delle persone, non ho pazienza e soprattutto una cosa che fanno veramente in pochi top coat, io ne ho provati tanti, adesso quelli che vi sto cioè io vi sto parlando solo di questi, ma ne ho provati tanti altri. È il fatto che di notte non mi lasci il segno delle lenzuola sulle unghie, che è una cosa che odio. Anche dopo ore ci sono dei top coat che fanno il suo scherzetto. Questo è, cioè, assolutamente proprio garantito. Come durata dello smalto, sì, cioè diciamo che è la durata dello smalto rispetto al top coat. È una cosa a cui non faccio più di tanto caso, nel senso che tanto io cambio abbastanza spesso e trovo che il più delle volte è lo smalto sotto che determina la durata rispetto al top coat. Io vi parlo della mia esperienza, ripeto. Quindi diciamo che per me il requisito fondamentale di un top coat è che si asciughi in fretta e che mi renda lo smalto lucido, e questo assolutamente a livello di lucentezza dello smalto. Non c'è assolutamente storia. Ha il difetto, appunto, magari non essere proprio facilissimamente reperibile. E un altro, purtroppo, grosso difetto che ha, anzi, altri due difetti che ha: uno è la puzza, però diciamo che non ha un odore proprio piacevole, ma è un odore a cui io personalmente mi sono abituata. Chiaramente è sempre meglio mettere lo smalto in un ambiente abbastanza areato e non respirare troppo gli odori. L'altro difetto che ha, scusate, è la presenza di toluene. Che non lo so se è una caratteristica che gli dà proprio diciamo, questi pregi poi alla fine. Sinceramente non lo so, non ne capisco molto. Però purtroppo c'è il toluene. E il consiglio che vi posso dare è: infatti, io non applico mai, quasi mai, lo smalto fino alla cuticola. Proprio perché poi, soprattutto per il top coat, voglio evitare di metterlo vicino, troppo vicino alla pelle. Quindi evito proprio di arrivare vicino alla pelle, in modo che la pelle eviti di assorbirlo. Quindi diciamo che tra due passate, tra la base, due passate di smalto e top coat, cerco di, diciamo, limitare il più possibile. Però sappiate, insomma, che c'è questo. Altro piccolo, non indifferente difetto: se comprate questo prodotto, mettetevi in testa che vi serve un diluente. A proposito di diluente, arrivo subito. Dicevo, a proposito di diluente, io inizialmente quando ho comprato il boccione, adesso l'ho preso, è questo qua, in questa scatola qua, avevo comprato direttamente anche il Restore della Sèche, che è il suo diluente. Guarda, allora, questo è il boccione, che dopo 2 anni, insomma, è quasi finito, c'è ormai l'ultima, neanche mezza ricarica,
Avevo comprato questo top coat, quindi avevo comprato anche il restore per diluirlo, che funzionava alla grande, veramente vi fa tornare, perché considerate che adesso è ancora abbastanza fluido, cioè ancora utilizzabile, però è già molto denso. A metà boccetta generalmente, a me personalmente, mi si addensa troppo, quindi lo devo diluire. Il restore funzionava da Dio. Una volta finito il restore, che non mi è bastato per tutta la boccetta, ho cercato di ricomprarlo. L'avevo preso in un venditore americano, me l'hanno fermato in dogana. Me l'hanno fermato in dogana e volevano tipo che pagasse 11 euro. No, sinceramente me lo compravo in Europa, lo pagavo anche meno. Quindi purtroppo ho dovuto rinunciarci, ho perso 4 euro, una cosa del genere. Poi Angela, la ragazza, la mia amica, mi ha regalato, mi ha mandato il diluente della Clarissa Nails, perché questi geni adesso, siccome hanno fatto il diluente con il loro marchio, non importano più il restore, e questo è il diluente della Clarissa Nails, che per gli smalti diciamo che va bene, però purtroppo per il Sash Pit assolutamente non va bene, perché io ho provato e ho dovuto svuotare una boccetta perché faceva schifo, cioè proprio aveva completamente annullato tutti gli effetti del Sash Pit, quindi purtroppo ho dovuto eliminarlo. Poi però anche grazie a Lucy, che me l'aveva scritto in un commento se non sbaglio, insomma, praticamente mi ha ho guardato gli ingredienti del restore, ho guardato gli ingredienti di questo di Clarissa Nails, ho visto che erano completamente diversi. Poi ho visto in un negozio, purtroppo qua non ho la scatolina più, in un negozio, ho visto da Coin il diluente di Mavala, ho guardato gli ingredienti ed effettivamente somiglia molto di più questo al diluente della Sash. E infatti questo qua funziona molto bene per diluire questo qua. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, sui 9 euro forse, 8-9 euro, però mi serviva, insomma, comunque ve lo ritrovate, perché ci diluisco sia i top coat ma anche le basi, o che sono i prodotti che bene o male si addensano più facilmente, quindi mi permette di usarlo fino all'ultima goccia. Quindi mettetevi in testa che se vi comprate il Sash Pit vi serve il diluente, altrimenti non me ne fate niente, lo potete poi buttare praticamente, diventa proprio colla. Però non molto tempo fa, vabbè, poi lo faccio. Là c'è sempre la scatola dietro. C'è tu? È dentro la scatola, Zoe. Zoe? non sono riuscita a buttarla, perché vedete che fa? Comunque, la Laila mi ha mandato un pacco. In questo pacco c'era con una marea di smalti, un po' di cose, c'era anche il loro top coat. Questo top coat già ne ho parlato in passato, io l'avevo utilizzato anche diversi anni fa, veramente tanti anni fa, però sinceramente, a parte la puzza che faceva, non mi ricordavo tanto, quindi non, anche perché non è che ne capissi molto. Adesso, avendo provato tanti prodotti, magari uno può fare il paragone e riesce a vedere più i pregi. Innanzitutto faccio vedere che è finito, infatti ogni volta mi dimentico di far vedere un video di prodotti finiti. È proprio finito, usato fino all'ultima goccia. Primo pregio, il fatto di poterlo usare fino all'ultima goccia e solo per l'ultima applicazione, proprio per raschiare lateralmente il fondo, ho messo qualche goccia di diluente, ma solo per poterlo raccogliere col pennellino. Questa già è stata la prima cosa. Altro pregio di questo rispetto al Sash Pit, che non ha toluene. Ecco, questo già ovviamente è sicuramente un aspetto a favore. Esattamente come il Sash Pit asciuga presto, cioè veramente lo posso paragonare come termini di come tempi di asciugatura pressoché identici. Anche come il Sash Pit rende lo smalto molto lucido, come il Sash Pit non mi fa stampare le lenzuola a distanza di ore, ma anche a distanza di solo 1-2 ore che ho messo lo smalto. Direte voi, allora perché preferisci quello, visto che questo non è il toluene? Ha due difettucci. Uno è il prezzo, perché credo, allora, il Sash Pit sono 14 ml, questo di Laila sono 10, quindi è un po' di meno, e costa un... dovete cercare, perché io ai tempi l'avevo pagato 7,50 euro, ma se andate a vedere il prezzo di listino, sta a quasi 15 euro, però in realtà vabbè, non lo trovate mai a 15 euro, in realtà, e potreste trovarlo a 8, facilmente a 8-9 euro, quindi diciamo che effettivamente costa leggermente di più in proporzione. E l'altro difetto è che ha un odore veramente all'inizio nauseabondo,
Tra l'altro è un odore che persiste abbastanza sulle unghie, quindi non è che il Sèche-Vite, sì, lo mettete, fa un po' di puzza, ma poi se ne va subito. Questo resiste di più. A non del vero, dopo metà boccetta, comunque dopo che è stato aperto un po' di volte, questo odore si è affievolito parecchio, cioè diciamo che non si sentiva più come appena aperto, però vi dico che vi potrebbe dare fastidio. Sì, ancora lo sento, ma perché sono da respirare? Comunque, a me questo è piaciuto tantissimo e diciamo che in extremis, se me lo trovassi davanti, me lo ricomprerei. Perché comunque tutto sommato è più reperibile della Sèche, insomma, dipende dalla possibilità che avete. Però da questo punto di vista ve lo consiglio veramente. Poi passiamo a un altro top coat effetto gel di NYC, questo qua, e questo qua io l'avevo scoperto da Erika, Girl from New York 1, anche se forse adesso l'ho modificata. Comunque, Girl from New York. E devo dire che è stata una bella scoperta. Allora, questa qua tanto costa pochissimo, perché se non sbaglio costa 2,50 euro, ma non più di 3 euro, ma credo 2,50 euro. Tra l'altro adesso in molto VS trovate NYC, perché l'avevo no, non l'ho preso io. Sì, l'ho preso da OBS. Avevano messo lo stand da poco, perché poi non l'ho più ritrovato, ovviamente, che me l'avrei ripreso. Questo qua, allora, diciamo che dalla sua ha il vantaggio enorme del prezzo, perché costa veramente poco. Tutto sommato sta diventando anche abbastanza reperibile, se non fosse che gli stand sono sempre devastati. Però diciamo che tutto sommato sta avendo un po' la reperibilità della Essence, tutto sommato. Asciuga in fretta abbastanza, non come il Sèche-Vite, leggermente di più. Cioè, magari adesso non ve lo so quantificare, ma diciamo che se il Sèche-Vite ci mette 30 secondi, questo ci deve mettere 40-50 secondi, insomma, un po' di più. Bisogna stare leggermente più attenti, però comunque c'è da dire che dopo, se io vi dico. Vi parlo delle lenzuola perché quasi sempre io metto lo smalto di sera, a meno che io non devo fare un'applicazione, voglio fare il video, eccetera, ma lo metto quasi sempre di sera, quindi per me è fondamentale che non mi si stampino le lenzuola sulle unghie. E questo assolutamente non me lo fa. Per ora è quello che sto usando assiduamente, infatti mano a mano lo sto finendo. Assolutamente lo ricomprerei, ve lo straconsiglio. Non saprei che altro dirvi. Ripeto, come dura. Ah, questi sono 9,7 ml, quindi siamo lì, sono quasi 10 ml. Lo ricomprerò sicuramente. Che diciamo che se proprio non ho proprio esigenze particolari. Ecco, una cosa, io questo qui non l'ho provato su tanti strati di smalto. Nel senso, il Sèche-Vite io vi assicuro che mi asciuga anche 4-5 passate di smalto. Cioè, che motivo avresti di fare 4 passate? Mi è capitato perché magari smalti particolarmente trasparenti e liquidi, eccetera, eccetera. Io vi assicuro che quello vi asciuga l'impossibile, perché è come se penetrasse negli strati dello smalto. Infatti, è meglio metterlo, cioè, subito dopo aver steso lo smalto. Cioè, io metto lo smalto su tutte le unghie, dopodiché, subito, immediatamente ricomincio e metto il top coat, non aspetto il tempo. E vi assicuro che veramente vi asciuga la qualsiasi. Su questo non ho provato, non del vero non ho provato, però ripeto, per il prezzo che ha è un signor top coat. L'ultimo, che proprio veramente sono rimasta malissimo, è il top coat effetto gel di pupa. Non sono di quelle che si sente e dice: ah, ho decantato da tutte, ma a me fa schifo. Cioè, no, non è che il mio non mi fa schifo, però diciamo che ci sono proprio rimasta male, perché avevo delle grosse aspettative, perché in preda all'entusiasmo degli smalti effetto gel, questo è quello che ho indossato e lo vedrete in un video. Sinceramente mi aspettavo grandi cose dal top coat. Allora, innanzitutto sono 5 ml, esattamente la quantità degli smalti pupa, che per un top coat sono troppo pochi, perché cioè, lo finisco in un niente. Io questo l'ho usato circa 5 volte, 5, sì, 5 volte, 5 su 5 mi ha dato gli stessi identici problemi. Di queste 5 volte, almeno 3 l'ho usato con smalti effetto gel di pupa, perché ne ho 4, quindi ho detto, bah, meglio di così, insomma, lo uso con il suo smalto, quindi dovrebbe. Allora, tanto per cominciare, sì, dà un effetto lucido appena messo, ma questo effetto lucido secondo me svanisce dopo poco.
Stavo dicendo il prezzo, io l'ho pagato da limoni, l'avevo pagato 4,90 mi pare, intorno ai 5 euro circa, mentre in alcune profumerie l'avevo vista a 6,90, quindi 6,90 assolutamente fuori dal mondo, cioè è come se il 5, 10, 15, cioè praticamente questo è quasi 3 volte la quantità di quello pupa, però costa molto di meno, cioè, la differenza di prezzo è notevole. Quindi, diciamo che un prezzo forse ragionevole potrebbe essere 3 euro. Già 5 euro secondo me è stato troppo per il prodotto che è, ma diciamo che io in ogni caso non lo comprerei perché non, il suo enorme, grande, immenso difetto è che non asciuga mai. Io l'ultima volta, anche le altre volte, ma l'ultima volta che l'ho messo, sapendo questo difetto, io ho aspettato un sacco di tempo, cioè ho messo lo smalto e sono stata veramente immobile, sono messa a guardare le 2 puntate di Royal Paints, così, detto così, proprio per essere sicura. Ragazzi, avevo tutto lo smalto effetto gel pupa, tutto un effetto tipo coccodrillo, ma l'effetto, avete presente la pelle di coccodrillo delle borse? Orrore, comunque, per farvi capire, effetto martellato, ecco, non so come farvi capire. Una cosa terribile, quindi proprio non so neanche, vi giuro, volevo metterlo poco fa perché ho fermato l'applicazione di questo e gli metto quell'effetto gel pupa. No, perché siccome poi stasera devo uscire, non avevo assolutamente voglia di rovinarmi lo smalto e di dover ricominciare, ho messo questo qua di NYC. Mi dispiace, ma proprio per me è stato bocciato proprio alla grande. Perché non. Scusate, messaggio. Non lo accetto da un top coat comunque, anche perché generalmente questi effetto gel, da quello che ho notato, io ne ho altri, cioè ne ho stati altri, comunque ne ho un paio di altri top coat che però non sono effetto gel, magari mi piaciucchiano, però effettivamente non hanno questa caratteristica. E appunto di solito sono quasi tutti abbastanza densi comunque, che si asciugano abbastanza in fretta. Apparentemente asciuga, cioè apparentemente diciamo che sembra asciutto, ma di fatto in profondità non lo è. E quindi questo qua. Questo è quanto, io non lo so, spero che vi possa essere utile, magari qualche più che altro per questo, perché questo qua merita veramente. Non mi ricordo da chi l'avevo visto anche ultimamente, che l'aveva. Ah, Nailart Felice. Vi lascio anche il link del suo canale, perché è appassionato di unghie, ovviamente. Anche da lei ne avevo visto parlare, ma adesso io ce l'ho da un po' di tempo. È che avevo tra quello di Lyle, insomma, a me piace anche cambiare, così, insomma, basta. Non mi dilungo oltre. Un bacione e al prossimo video. Ciao.